Mamma! Cioè, manco riesce ad andare sul dritto. Controller versus volante nel sim racing, la mia prova. Come controller ho un Nacon Pro Controller, mentre come periferica volante ho un CSL Elite. Questa prova la divido in 3 episodi. La prima di oggi, dove usiamo una Toyota GT1, la seconda in cui utilizzeremo una Legend Car e infine la terza ci troveremo al Nordschleife con la splendida RSR. Ma partiamo ora per la prima prova. Ho scelto Sebring da utilizzare con queste GT1 e prototipi vintage. Partite un po' lenti, eh. Gara di 3 giri con la AI impostata al massimo. Aggressività al 100% e bravura dell'IA al 100%, eh. Attenzione, attenzione, panino. Scusate. Inizio gara, come sempre, mi raccomando, cerchiamo di essere tranquilli, eh. Bellissimo questo mod di RSS comunque, spettacolari. Vedete come freno presto. Dopo, quando il gruppo inizia un po' ad allargarsi, allora, ok, si può iniziare a tirare. Mamma che staccata! Tanto ci troviamo dietro questa Ferrari azzurra che non riusciamo a superare subito. Con pazienza e con un po' di pressione. Con un po' di pressione, se andiamo i fari. All'intelligenza artificiale si può far tutto. Arriviamo in questa parte della pista dove la IA non va tanto bene. Sbagliato. Fa un po' troppo lenta questa curva. Noi comunque gli prendiamo tutta la scia e riusciamo ad affiancarci, anche se dietro abbiamo questa Toyota molto minacciosa. Mamma mia, se mi punta questo all'esterno, attenzione, ci prova. Ci lanciamo all'inseguimento del prossimo gruppone. Che spettacolo sono da guidare queste macchine, raga. Tanto qualche correzione. Un po' lungo. Mamma mia, vanno forte, eh? Frenano troppo sta curva, eh? Attenzione come si fa a vedere questo qua dietro. Sempre minacciosa. Facciamo il sorpasso qua. Noi ci buttiamo dentro. Lui resiste tanto, eh. Oh, attenzione, sempre all'esterno. Ci tocchiamo anche. Abbiamo anche un contatto, ma poi decide di restare dietro. Oh, l'IA è però fatta bene in questo modo, eh. E di ingaggiarsi con la Toyota. Abbiamo dietro prima e infatti si butta dentro. So dire che è fatta bene. Poi battagliano tra di loro, che spettacolo. Tanto qua siamo arrivati all'altro gruppetto davanti, siamo già all'ultimo giro e ci lanciamo all'inseguimento, ci attacchiamo a questa Nissan. Arriviamo già nell'ultima parte della pista dove siamo praticamente attaccati. Non so se riusciamo a superarne ancora uno. Qua frenano tantissimo, mamma mia. E ci lanciamo sul rettilineo prima dell'ultima curva. Prendiamo tutta la scia e fuori. Ma va forte questa Nissan. Viaggia sta Nissan però, eh. Ora abbiamo noi l'interno curva e la passiamo abbastanza tranquilli. Loro stanno molto esterni. Al photo finish! Mamma mia! Spettacolo! Che spettacolo! Mamma mia! Ora proviamo col controller. And I've decided that I want to die.
è veramente tostissimo il controller. Ora non so se c'è un modo per impostarlo, per configurarlo, ma veramente difficile. Infatti i contatti non tardano ad arrivare. È una missione questa, portare a termine la gara. Minchia che aggressività. Oh! No, vabbè. Tanto abbiamo già fatto ritirare uno. Oddio! Dio! Mamma! Cioè, manco riesce ad andare sul dritto. Manco sul dritto si riesce ad andare, cioè. E proviamoci. Sì, appena l'auto la perdi, appena gli fai fare un trasferimento di carico che è un po' troppo, non ce la fai più. Non ce la fai più a tenerla. Oh! Io non so come fanno davvero i ragazzi che corrono con il controller. Ci vuole grande abilità, eh. È impossibile. Quindi, come vedete, questi trasferimenti di carico con il volante contro sterzi comunque ti viene naturale, ma con il controller difficilissimo. Allora, ad alta velocità è anche fattibile, ma a bassa velocità non capisci niente, non ce la fai. Qua è impossibile fare la staccata con il volante. Che è anche venuto abbastanza bene, sì, come dicevo, alle basse velocità. Dai, dai che li riprendiamo. A few moments later. E anche appena tocchi i cordoli. No, non è fattibile, non è fattibile col controller, raga. Appena tocchi i cordoli non hai più il controllo. Oh, mi do un'altra possibilità. Tanto qua stiamo iniziando a ingarellarmi, eh. Oddio, 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 oddio! Impossibile. È impossibile stare in mezzo alle auto, è impossibile. È impossibile, raga, è impossibile davvero. Questo è anche abbastanza facile da guidare, eh? Col volante. Nuova ripartenza. Sempre un caos. Una paura. Mamma mia. Oddio. Oh, oh, ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Dai, 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 dai. Qua pensavo di lanciarla ancora contro il muro. Oh. Ho paurissima, raga. Ho troppa paura. Madonna mia! Madonna, dai, 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 dai! Intanto guardate qua il mio grado di concentrazione e tensione. Ero veramente tutto rigidissimo, cioè fa più male le mani col controller che con il volante, eh. Dai, dai, dai! Ah, ma... Oddio, 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 scusa, scusa, fratelli, non ho fatto apposta. Cioè, serve un grado di concentrazione col controller, ragazzi, fuori dal normale. E se provo a far così, vediamo. Tenendo la levetta spostata in avanti. Riesco a essere più preciso. Il problema qual è? Sì, così è meglio, così è meglio. Quando bisogna fare dei movimenti ampi. Oddio, oddio, oddio! No, quando la perdi va, è inutile. Se la perdi non recuperi più, zero.
a little later. Oddio mio, raga, ma come fai? Ma come fai? Ma come fai? È impossibile, eh? Ora mi concentro, provo a fare un giro. A parte che ho le gomme andate di brutto, eh. Sono da solo, eh. Senza avversari, senza distrazioni. Però ci proviamo, ci proviamo. Madonna. Oddio! È impossibile, raga. Come fate col controller? Senti l'auto che inizia ad andare a destra, a sinistra e dici basta, qua la lancio. Paura, ho paurissima, vi giuro che è una paura. Però se ci si fa la mano potrebbe essere fattibile far qualcosina, ma magari gareggiare insieme agli altri è impossibile. Impossibile. E intanto ci avviciniamo qua all'ultimo giro. Che è praticamente il migliore che sono riuscito a fare. Godetevelo. Dai, proviamo quest'ultimo giro, vediamo che tempo riusciamo a fare. Oh, però è carino, eh! C'è da dire che è carino. Sì, allora, nel lento è impossibile. Oltre che mi fanno già male le mani. Sì. Fanno più male le mani con il controller che con il volante. Fa malissimo. Che sei tutto teso. Dai, dai, dai. Penso che sia più impegnativo fare un endurance con il controller che con il volante. Anche con un volante è bello potente, eh. Però quella, cioè, praticamente questo controller qua c'ha la vibrazione che imita il force feedback, no? Carino. Sì, ha due motori che vibrano e ricorda un po'. Mamma mia. Ricorda un po' il force feedback, ma chiaramente non ha nulla a che fare. Vibra un po' con i cordoli, con... Vediamo se riusciamo a chiudere sto giro. La perdita di aderenza. Queste cose qua. Tanto è incredibile, siamo riusciti chiudere un giro, eh. Mamma, raga, da soli in mezzo alle altre auto sarebbe stato davvero impossibile. Quanto ho fatto col controller? 56.7, 2 secondi, solo 2 secondi, dai. Pensavo molto peggio. E così, ragazzi, è finito il primo episodio di volante versus controller. Nel prossimo, come vi ho detto a inizio video, proveremo la Legend Car a Magione. Restate sintonizzati e godetevi la prossima puntata.